Giuliano Palagi è il quinto assessore della Giunta Comunale di Pistoia. Il sindaco Samuele Bertinelli ha firmato il decreto di nomina del nuovo assessore, al quale ha affidato tra le altre le deleghe al bilancio, al personale, alla digitalizzazione e innovazione dell'ente, all'edilizia privata e una nuova delega alla legalità e alla trasparenza. Abbiamo in questi mesi veramente lavorato con i quattro assessori, che tutti sono confermati perché sono anche cresciuti collegialmente nel lavoro di governo della città. Oggi la Giunta ricostruisce il proprio plenum con un quinto assessore di grande qualità, che è Giuliano Palagi. Giuliano Palagi è una figura dall'altissimo profilo tecnico, un respiro nazionale ed internazionale anche di esperienza di pubblica amministrazione, ha avuto ruoli anche manageriali molto significativi, da ultimo in questo senso direttore per 10 anni generale della provincia di Pisa, ma anche di rilevanza nazionale, collaborando in diversi gabinetti e ministeri con altrettanti ministri nel governo nazionale. Lei conosce la struttura, da cosa comincerà? Io credo prima di tutto il contatto e l'ascolto del personale sia fondamentale, ma che è parte di un rapporto con la città che è improntato a quello che diceva il sindaco, cioè il personale, le persone che lavorano all'interno del comune di Pistoia hanno competenze ed esprimono competenze importanti in funzione del fatto che svolgono un servizio importante. Vedete, è molto più semplice lavorare in un'impresa privata che in un ente pubblico, perché lì l'obiettivo è ovviamente raggiungere profitto. Qui la questione è un po' più complicata e ovviamente alle cose che ha detto il sindaco e alla fiducia che lui ha dimostrato corrisponde la stima e l'apprezzamento da parte mia, non solo del programma, che ovviamente va portato a compimento, ma dello stile, dei comportamenti e delle azioni concrete che ho visto in questi primi 6 mesi.